Nuovamente insieme al Visello, oggi o stasera o questa mattina, dipende da quando vedete il video, facciamo questa, la Alieno by Ultroner. Grazie Soulsmore. E benvenuti dalla visione dall'alto con la Alieno di Ultroner, confezioncina in cartone, parte posteriore con sempre le solite diciture, i social. Ultroner, va che bellina la Ultroner, una bella boxettina realizzata in ABS e acciaio inossidabile per quanto riguarda il tubo che alloggia la batteria. Doppio tasto di attivazione, funzionanti entrambi, infatti se la guardate da di fronte proprio per quello che sembra un alieno. Display LCD, parte inferiore della box abbiamo i due tasti più e meno, tappo per l'alloggiamento della batteria e scritta Ultroner, giusto, sì, Ultroner, alieno, CE e simbolo smaltimento. La boxettina è veramente veramente carina. Adesso gli mettiamo una batteria, sul tappo c'è scritto meno, quindi il più va messo e inserito in questo modo, quindi verso la parte alta della tazza. Inseriamo il tappino che con pochi giri è già chiuso e rimane a filo. 3, 4, 5, spegniamo. Vorrei solo far vedere che non è flottante, è fisso. Quando inserirete il vostro atomizzatore, state attenti a non tirare troppo. Una volta che arriva in fondo, che fa contatto, che riconosce l'atomizzatore, potete anche fermarvi. La tazza è una tazza da 24 mm, quindi alloggia, come le prove che ho fatto, fino a 23 mm, perché il 24 poi fa fatica e tocca da questa parte della box. Con 1, 2, 3, 4, 5 click andiamo ad accendere la box e 1, 2, 3, 4, 5 la spegniamo. Sevo 70 è il chipset di cui è equipaggiata questa box. 1, 2, 3, 4, 5, ok, Ultroner, la carica della batteria e il tipo di, diciamo, funzione che sta andando. In questo momento è in watt. In fianco abbiamo il numero dei puff e sopra i watt in utilizzo. Sopra il simbolo della batteria c'è il riferimento in ohm per la resistenza e i volt. Premendo 3 volte o uno o l'altro tasto entriamo nel menu, dove possiamo andare a modificare con le frecce le impostazioni di erogazione, quindi watt, meccanico, controllo temperatura, acciaio, titanio e nickel, e di nuovo watt. Io la rilascio di nuovo in watt perché la stavo utilizzando in quel modo. La box arriva a un massimo di 70 watt al minimo e parte da un minimo di 1 watt. Andiamo ad alloggiare lo Yago. La box in automatico ha già riconosciuto la resistenza, ma non regola i watt, questi dobbiamo regolarceli noi manualmente. Quindi la metteremo a 15 di watt. Con la Ultroner alieno ci vediamo col mio bel faccione e la prova di swap. Ok, come avete potuto vedere dalla visione dall'alto, una box semplice, come ho già detto è realizzata in ABS col suo tubettino in acciaio, software che arriva fino a potenza massima di 70 watt, doppio tasto, per me un po' scomoda da impugnare. Questa scusa del doppio tasto, a volte non so se schiacciare la sotto, sopra o magari usarla in un altro modo, non lo so, a volte mi è scomoda l'impugnatura, però a me piace come, cioè, così, questa faccia da alieno che c'è così, no? Sì. Sembra quello Paul. Esatto, sì, esatto, Paul. Sembra Paul. E poi niente, per il resto l'erogazione
è per, secondo me è abbastanza morbida, quindi non ha un'erogazione attiva, è piuttosto, piuttosto morbida. Dovrei, se siete abituati a una reattività superiore, dovete tenere qualche watt in più, per quello che comunque ho potuto provare io. E niente, la batteria dura decisamente. Metti il tip. No, non provo. Dura abbastanza, buona tenuta della carica della batteria. E anche il costo è veramente irrisorio. Googlatelo, la trovate su maggiori siti italiani e non. È carina come prodotto. Allora, a me da vedere non è che mi piace proprio così. Però devo dire che tu dici che sei un po' scomodo, no? Dipende. Allora, sei scomodo se si usa l'indice, secondo me. Perché o così, o se la giro di qui, il pollice comunque riesco a usarlo. Esatto, sì. Però già con l'indice, che potreste usarla con l'indice volendo, però mi è scomoda sinceramente. Quindi se usate il pollice, adesso non so per i destri, ma credo, diciamo che roba, avendo questo doppio tasto ti mette in confusione, ti sbilancia un po', sì. Ti sbilancia un po', perché... però avete due possibilità, o la tenete così o così, cioè la usate sempre col pollice, con l'indice no, cioè almeno io no, neanch'io non sono riuscito a utilizzarla con l'indice, io essendo destro col pollice sì, sia sì. Da una parte che girata dall'altra sì. Sì. Però visto che io sono uno che tante volte mi piace giocare con la box in mano, te la muovi avrei un po'. Cioè, più che laterale mi sarebbe piaciuto di più frontale il tasto, almeno per quelli che sono i miei gusti, però mi sarebbe più stato un alieno, sì, e certo. Sarebbe stato un orco con l'occhio, sì. Cioè, avrebbe cambiato nome, sì. Però via, se volete qualcosa di diverso e vi serve una boxettina, un ABS leggera fino a un certo punto, ma perché non è proprio leggerissima, c'è solo questa colorazione, perché se non, secondo me è la colorazione che mi ha, c'è anche brutto. Se non mi sbaglio nera, vedi, già nera magari potrebbe piacermi, nera dovrebbe esserci, no. Però volevo una boxettina da abbinare allo Yago che utilizzo con il tank in ulte, ma loro ho detto vabbè, senti, prendiamo tutto questa giallo. E vediamo un po' di abbinarcela. Googlatela da qualche parte, alieno by, mi ricordo più, Ultroner, minga, roba che spacca, quindi niente, provatela, diteci qualcosa sotto nei commenti, provatela, vedete voi, fate quello che volete, seguiteci, tutte le cose strane, ci vediamo al prossimo video, va bene, ciao, va bene, ciao.